podcast di Avvenire, per dare più voce alle parole. Il Vangelo, a cura di padre Hermes Ronchi. Giovanni, l'uomo mandato da Dio. Terza domenica di Avvento, anno B. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. «Tu, chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Il profeta del Giordano è il testimone che la pietra angolare su cui si fonda la storia di Dio non è il peccato ma la luce, non è il male ma la grazia. Ad ogni credente è affidata la stessa profezia: avere occhi così limpidi da vedere Dio dovunque, sandali da pellegrino e cuore di luce. Essere anche noi rabdomanti del buono e del bello seminato anche nei nostri deserti. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, è così vicino da poterci inciampare. Cercatore verace di Dio è solo chi inciampa su di una stella e, tentando strade nuove, si smarrisce nel pulviscolo magico del deserto. D. M. Montagna. Sacerdoti e leviti sono scesi da Gerusalemme. Una commissione d'inchiesta istituzionale e clericale scesa non per capire, ma per affermare il loro potere e ribadire il primato del sacerdozio su quel libero profeta, non allineato, senza autorizzazione. Giovanni era, per nascita, un levita, apparteneva a quella casta sacerdotale maschile, ereditaria e autoreferenziale, che era di suo padre Zaccaria. Sacerdoti si nasceva, si era tali di generazione in generazione. Ma Giovanni, il figlio del miracolo, ha abbandonato il Tempio e rinnegato il sacerdozio, diventati il silenzio di Dio, e aveva scelto di essere voce. Tu chi credi di essere? Elia? Il profeta che tutti aspettano? Lo affrontano con sei domande sempre più incalzanti. Ad esse Giovanni risponde no per tre volte, con risposte sempre più brevi. E anziché affermare «Io sono», preferisce dire «Io non sono», svestendosi di proiezioni e attese prestigiose, che forse sono perfino pronti a riconoscergli se… Risponde non per addizione di titoli, ma per sottrazione, indicandoci il cammino verso l'essenziale. Non si è profeti per accumulo, ma per spoliazione. Davanti al sole, come davanti a Dio, non c'è nulla di meglio che essere nulla. Aria, pura trasparenza. Io sono solo voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che vanno oltre me. Giovanni venne per dare testimonianza alla luce. Il profeta roccioso e selvatico, l'uomo della sabbia e delle acque, è il testimone del sole. Come Isaia testimonia che la terra non è orfana di Dio, che in qualche parte del mondo, già ora, il lupo e l'agnello pascolano insieme. Testimonia che Dio viene, guaritore delle vite, cercatore di prigionieri da rimettere nel sole. Venne un uomo mandato da Dio, è detto per Giovanni e per me. Ognuno è uomo mandato, sillaba pronunciata da Dio chiamandoci all'esistenza, unica e che non si ripeterà mai più. Ognuno testimone che Dio c'è, è qui ed ha un cuore di luce. Tuo cuore ti dirà che anche tu sei fatto per la luce. Letture: Isaia 61,
1, 2, 10, 11. Salmo Luca 1, 46, 50, 53, 54. Prima lettera ai Tessalonicesi 5, 16, 24. Giovanni 1, 6, 8, 19, 28. Ascolta le altre puntate della serie sul sito avvenire.it. Clicca sull'icona del podcast e alza il volume. Avvenire, per dare più voce alle parole.